Abbiamo partito piano piano, costruendo una bella squadra sia di uomini che di calciatori. Pian piano, poi arrivando a dicembre, ci siamo resi conto della forza che abbiamo e di quella che ci dovevamo credere fino in fondo. Abbiamo fatto dei rinforzi con il presidente, ci siamo creduti e ad oggi i risultati sono alla nostra. È veramente una soddisfazione enorme per la, non solo per la comunità di San Nicolo, ma per l'intero territorio, veramente una cosa bellissima. E non mi viene, sì, ci godiamo questa festa, non mi viene neanche da credere che un piccolo paese come il nostro abbia potuto raggiungere questo traguardo così importante. Veramente una gioia immensa. Sei un grande. Non ti hanno visto arrivare. No, non mi hanno visto arrivare, sì, è vero. È vero, è vero. Grazie a voi, grazie a voi. Sì, noi sapevamo fin dall'inizio di aver costruito una squadra importante e fatta di uomini veri. E, sì, è vero, forse gli altri non ci davano per vincenti, ma noi col lavoro, durante la settimana, con la voglia di stare insieme, pian pianino abbiamo dimostrato di avere una grande squadra e i risultati lo dicono, perché San Nicola non ha mai perso, nessuno è riuscito a vincere contro questa squadra straordinaria. Abbiamo partito piano piano, costruendo una bella squadra sia di uomini che di calciatori. Pian piano, poi arrivando a dicembre, ci siamo resi conto della forza che abbiamo e di quella che ci dovevamo credere fino in fondo. Abbiamo fatto dei rinforzi con il presidente, ci siamo creduti e ad oggi i risultati sono alla nostra. È stata una stagione molto lunga. Siamo riusciti a vincere un campionato difficilissimo con grandi squadre. Un merito va a tutti questi ragazzi, al presidente, alla società e anche al mister, che ci hanno aiutato fino alla fine a regalare un sogno a un paese come San Nicola. Grazie ancora a tutti e felicissimi di questo grande traguardo. Sì, gli addetti ai lavori all'inizio ci davano sfavoriti, ma noi nel nostro piccolo, già all'inizio del campionato, avevamo dichiarato il nostro obiettivo senza nasconderci. Avevamo costruito una squadra per vincere e poi quando a dicembre penso che al gruppo importante che c'era aggiungi giocatori come Cannitello e Nikolovic, penso che là abbiamo fatto il salto di qualità che ci ha permesso di arrivare primi imbattuti e come miglior difesa del campionato, quindi penso che ad oggi sia strameritato e abbiamo dimostrato ad oggi di essere i migliori. Sì, sono contento, siamo qua a San Nicola, stiamo vincendo su questo campionato e siamo più forti con tutti squadra, sono contento con Pasquale Fera, oppure siamo contenti qua, quindi la nostra forza abbiamo fatta, grazie a Dio e grazie al mister, tutti con compagni di squadra. Loro hanno fatto un lavoro esemplare, hanno portato questa squadra dalla prima categoria alla promozione, un bellissimo risultato, fra l'altro due promozioni raggiunte nell'arco di 2 anni, che è un risultato importante, ma non ci fermiamo qui.